Questa foto, andando avanti, pochi giorni prima della partenza, quando abbiamo avuto l'occasione in parrocchia di avere anche un vescovo, per cui ci siamo fatti una foto, non ricordo. Ok, il Burkina Faso. Due parole sul Burkina Faso, che è una regione posta al di sotto del Sahara, insieme con altre regioni, fa parte delle ex colonie francesi. Non ha uno sbocco al mare, per cui diciamo che è una nazione chiusa. Si fonda come attività principalmente sull'agricoltura. C'è il problema della siccità, pochi mesi all'anno sulla siccità, per cui anche l'agricoltura è molto è insufficiente per i bisogni della popolazione. Okay. E quindi poi a giugno mi sono un pochino interessato come la sanità, che si potrebbe fare. Si sa che la sanità in Africa dipende da varie grosse problematiche. C'è il problema della fame, della povertà, dell'analfabetismo, c'è il problema della discriminazione sessuale. Quindi ci sono diverse problematiche. Però mi sono divertito a fare un confronto fra il Burkina Faso e l'Italia e noi. Come popolazione, Burkina sono circa 20 milioni, da noi più o meno 60 milioni, e queste sono le percentuali per l'età. Volevo solamente far vedere che superiore ai 65 anni in Burkina Faso c'è una piccola percentuale, perché muoiono prima. Da noi invece c'è una percentuale abbastanza alta, per cui da noi ci sono altre problematiche, demenza senile, Alzheimer, tipo. In Africa queste patologie, queste situazioni non ce ne sono, fortunatamente, perché non ci sono i pazienti. E l'aspettativa di vita, queste sono a riferimento al 2018, è 61 anni in Burkina, e da noi è una media tra maschi e donne 82. Volevo solo far notare che l'aspettativa di vita 10 anni fa in Burkina era di 48 anni, quindi le cose stanno cambiando. È una regione che sta evolvendo in positivo.